invenzione dell'uomo poté la natura, quando letteralmente tuoni e fulmini liberarono una delle proprietà fondamentali della materia, l'elettricità. In seguito, come spesso è accaduto nella storia dell'umanità, l'elemento naturale è stato modellato, plasmato e addomesticato. Così è stato fin dall'antichità, passando attraverso le civiltà greca, medio orientale e romana. Nei secoli prossimi al nostro tempo presente, il sentiero che ha avvicinato l'elettricità al vivere quotidiano è stato poi percorso da scienziati quali Benjamin Franklin e Nikola Tesla, entrambi capaci di imprimere una rapida accelerazione al progresso tecnologico e alle infinite possibilità generate dall'uso industriale su larga scala dell'elettricità. La contaminazione con il mondo dell'automobile, oggi di ben stretta attualità, si è diffusa ben prima di quanto si possa immaginare, già nella seconda metà dell'Ottocento. Oggi quei primi tentativi suscitano rispetto, ma anche un inevitabile sorriso al cospetto della tecnologia attuale. Le nuove parole d'ordine sono infatti le batterie al litio o al titanio, i tempi di ricarica, l'efficienza energetica, i costi, l'impatto ambientale complessivo e la diffusione su larga scala dei veicoli elettrici. A tal proposito, Peugeot Italia ha intrapreso un vero e proprio roadshow, partito da Milano e conclusosi a Bari. L'iniziativa è stata battezzata Peugeot Electric Experience, ha toccato 16 città italiane e si è dipanata lungo un percorso di oltre 3.000 km, ideato appositamente per accompagnare la transizione energetica nel nostro paese. Tra le molteplici attività va certamente annoverata e ricordata anche la cerimonia di consegna delle prime 30 Peugeot E208 al Corpo della Guardia di Finanza. Nel corso di un mese sono stati più di 27 milioni gli utenti social raggiunti, con 200.000 interazioni e 2.000 clienti che hanno visitato il motorhome della Peugeot Electric Experience. Naturalmente nel programma non sono mancati nemmeno i test drive, che hanno riscosso un enorme successo. Sono stati oltre 4.000 i chilometri percorsi a bordo della gamma dei veicoli elettrici Peugeot. Il formato roadshow ideato per la Peugeot Electric Experience si è rivelato come un'occasione unica per raccontare al pubblico cosa significhi oggi la transizione energetica della mobilità. Il tutto in modo semplice e immediato per rendere l'innovazione e la tecnologia elettrificata alla portata di tutti. A proposito di novità, una tra le più interessanti proposte di questo periodo vede protagonista Opel Grandland, che nella sua versione rinnovata affila le armi sia sotto il profilo del design che sotto quello tecnologico, in particolare adottando due inedite motorizzazioni ibride. La prima è stata denominata Hybrid e ha una potenza massima di sistema pari a 224 cavalli. La seconda è invece la Hybrid 4, di cavalli arriva ad averne ben 300 e, come si evince facilmente dal nome, dispone a richiesta della trazione integrale.
con questo nuovo Opel Grandland abbiamo voluto aggiornare tantissime cose. Naturalmente il design è la cosa che salta di più all'occhio, si impone più prepotentemente. Abbiamo voluto introdurre due concetti che sono Bold & Pure. Lo vediamo in questo frontale prima di tutto. Abbiamo introdotto il nuovo elemento, l'Opel Visor, una cornice che racchiude una serie di elementi, fari full LED, questo pannello scuro molto preciso, molto pulito, molto tedesco, che contiene tra l'altro il logo al centro e tanti altri sensori, telecamere, quindi è un centro tecnologico della vettura. Su questo nuovo Opel Grandland offriamo tutte le motorizzazioni che i clienti ci richiedono, ma il top di gamma, gli elementi di punta della nostra gamma sono le versioni ibride plug-in. Si tratta di due diversi livelli, due diverse potenze da 225 oppure 300 cavalli di potenza massima. La differenza tra i due sta nel avere uno o due motori elettrici che si affiancano a un motore termico. Nel caso dei due motori elettrici, questo comporta anche la possibilità di utilizzare la vettura in 4x4. Ha un'autonomia in puro elettrico di 65 km guidando come prescritto al ciclo WLTP e questo permette alla gran parte delle persone di utilizzare l'Opel Grandland nel percorso casa ufficio esclusivamente in elettrico. Dal punto di vista tecnico, i nostri ingegneri di Rüsselsheim fanno in modo che tutti gli elementi che utilizziamo siano poi impostati in maniera da dare un feeling di guida da vettura tedesca. Una Opel deve essere sempre estremamente stabile e sicura. Lo sterzo è molto preciso, i sedili sono molto contenitivi e sostengono, ma anche dal punto di vista degli interni ritroviamo gli elementi di tecnica tedesca, di funzionalità. Ci teniamo moltissimo a mantenere una serie di pulsanti fisici per le funzioni più frequentemente utilizzate, quindi la funzionalità su una vettura tedesca come Opel e come Opel Grandland viene sempre prima della forma. Tra i molti aspetti di grande interesse proposti dal nuovo SUV Opel Grandland spiccano certamente anche gli ottimi livelli di consumo, che riferiti in particolare alle motorizzazioni ibride raggiungono nel ciclo misto WLTP risultati prossimi ad 1,5 litri di carburante per coprire la distanza di 100 km, un dato considerevole per ottenere il quale è però sempre necessario provvedere alla costante e regolare ricarica del motore elettrico. Passiamo ora dal formato SUV del nuovo Opel Grandland ai volumi corposi e alle linee orizzontali di Citroën C5X. Questo modello incarna perfettamente lo stile della casa francese, soprattutto in termini di benessere e comfort. In particolare, Citroën C5X Hybrid inaugura di serie le sospensioni attive Citroën Advanced Comfort, che offrono un'ottima esperienza di guida grazie al controllo continuo e attivo delle sospensioni, che filtrano tutte le sollecitazioni della strada. Sei comodo. E c'è silenzio. Come un vero cocoon, la vettura assorbe tutte le asperità della strada e per questo non senti nessuna vibrazione. È veramente la degna erede delle berline della marca. Con una speciale attenzione al comfort, abbiamo pensato al comfort sotto tutti gli aspetti, in particolare con le sospensioni attive Advanced Comfort, che danno questa impressione di viaggiare su un tappeto volante. Senti? Non senti niente. È normale. Il mio ruolo è creare spazi in cui vivere, creare esperienze. Tante esperienze quanti sono gli spazi in un hotel, per far sì che il cliente si senta bene, che abbia davvero una sensazione di comfort. E ogni dettaglio è importante. Il materiale, lo spazio, il colore e il suono, per creare questa alchimia e alla fine questa sensazione di benessere. È un po' quello che avviene nel settore dell'automobile. A differenza del designer di esterni che crea davvero una forma per suscitare un'emozione iniziale, il mio lavoro è creare esperienze all'interno di uno spazio. È così che tutti questi elementi degli interni, dal più piccolo dettaglio fino a un elemento più importante come la plancia,
creano un'impressione di comfort, di benessere. Talvolta è un dettaglio che cambia tutto, che ci fa sentire bene. Quando progettiamo un luogo, uno spazio, raccontiamo una storia. Hai ragione, anche i dettagli sono importanti. Cerchiamo di proporre qualcosa di unico, ed è quello che presentiamo nella C5X, di avere una coerenza, un'omogeneità tra la prima impressione e tutti questi piccoli dettagli. Abbiamo gli chevron nella lavorazione guilloché sui comandi del climatizzatore, abbiamo inserito gli chevron segno distintivo di Citroën, anche le impunture a vista dei sedili hanno motivi a chevron. Tante piccole cose che creano un'esperienza unica e tipica di una Citroën. Su C5X abbiamo enfatizzato i grandi volumi, abbiamo sottolineato al massimo tutte le linee orizzontali, abbiamo conferito un aspetto quasi flottante alla plancia, che vada ad aumentare la percezione di spazio a bordo, che era davvero importante. È molto intuitivo, in effetti. Il design è molto intuitivo, è come se lo avessi pensato io, mentre voi lo avete progettato per noi. Lo trovo davvero sorprendente. Per noi, nel settore alberghiero, c'è stato un cambiamento radicale e abbiamo dovuto riprogettare lo spazio in modo totalmente differente per dare ai nostri clienti la massima libertà. Dunque abbiamo rilavorato questi volumi per soddisfare queste nuove esigenze e nuovi desideri. Forse abbiamo meno spazio nell'abitacolo di un'auto, ma la Citroën, in particolare su C5X, attribuiamo molta importanza all'esperienza che offriamo ai passeggeri anteriori e soprattutto a quelli posteriori. Questo aspetto è stato preso in considerazione sin dall'inizio per avere il massimo spazio e pensare a tutte le esperienze che desiderano fare e tutto ciò di cui hanno bisogno per rendere l'auto quanto più possibile pratica. I sedili Advanced Comfort che abbiamo, con un tipo di imbottitura davvero unica, che è molto personale per una Citroën, con una schiuma molto particolare per una sensazione di comfort percepita immediatamente al tatto, tutti questi elementi sono importanti. C'è una similitudine con il modo in cui progettiamo i nostri letti. Li progettiamo scegliendo i materiali in base al comfort di seduta e poi, quando siamo sdraiati, in vista di un altro comfort molto più avvolgente. Per Accor anche la luce è fondamentale. La utilizziamo per migliorare il benessere dei nostri clienti. Ci aiuterà a lavorare sul concetto di continuità tra l'hotel e la città. Non vogliamo che l'albergo sia solo un luogo per le persone che viaggiano, ma che sia davvero un luogo destinato a tutti coloro che vivono intorno all'albergo. Anche la luce ha un ruolo molto importante in questa sensazione di benessere e dunque di comfort. Su C5X abbiamo un tetto in vetro e la linea di cintura della carrozzeria, ovvero la base dei vetri laterali, che è posizionata piuttosto in basso per avere la massima luce a bordo. Abbiamo cercato di progettare una vettura quanto più silenziosa possibile, abbiamo i vetri stratificati. Nella versione ibrida abbiamo ovviamente la guida elettrica e questa assenza di rumori, di suoni esterni, questo silenzio, tutto contribuisce enormemente al comfort di bordo di C5X. L'obiettivo finale per noi sarebbe quello di offrire un viaggio rigenerante. L'idea che io salgo in macchina e quando scendo dopo 2 o 3 ore mi sento quasi rigenerato, in una forma migliore di quando ho iniziato il viaggio. Tutto questo contribuisce all'idea e alla promessa di arrivare nelle migliori condizioni possibili. Le caratteristiche di Citroën C5X, lo spirito del marchio del double chevron, storicamente orientato al benessere fisico e mentale di chi si trova a bordo. A creare un'atmosfera decisamente accogliente contribuiscono di certo anche i volumi, i colori, i materiali e l'attenzione per ogni singolo dettaglio. Una particolare attenzione è dedicata anche alla luce a bordo. Il tetto in vetro e la linea di cintura della carrozzeria, piuttosto bassa, fanno sì che l'illuminazione risulti sempre ottimale, mentre i vetri stratificati consentono di raggiungere un comfort acustico davvero eccellente. Chi punta con grande decisione all'evoluzione della mobilità è invece il marchio Peugeot. Per saperne qualche cosa di più, la redazione di Garage si è messa alla guida di Peugeot E2008, il SUV compatto della Casa del Leone, dotato di una batteria da 50 kWh in grado di assicurare un'autonomia fino a 320 km. We'll be right back.
divieti di accesso, ticket di ingresso e parcheggi difficoltosi hanno negli ultimi anni sbarrato le porte dei centri cittadini alle automobili, favorendo l'utilizzo dei mezzi pubblici. Finché è arrivata la pandemia e ora su autobus e tram nessuno vuole più salire. Un bel rompicapo risolvibile a patto di seguire l'evoluzione della tecnologia e scegliere la mobilità elettrica. In questo momento storico, il passepartout per la tranquillità e per accedere ai benefici riservati a chi ha il coraggio e la possibilità di voltare pagina. Si torna in città, ma si viaggia anche su lunghe percorrenze al volante della Peugeot i2008, che offre tutti i vantaggi del SUV compatto del costruttore con leone sulla calandra e quindi agilità e piacere di guida, sicurezza e comfort, abbinandoli ad un motore elettrico che non chiede compromessi. A dare energia alla vettura è infatti una batteria di grande capacità da 50 kWh, che assicura un'autonomia fino a 320 km. Significa potersi muovere su tratti di medio raggio senza alcuna preoccupazione e portare a termine quotidianamente i propri impegni, anche quando prevedano l'ingresso in zone a traffico limitato. Molte aree centrali cittadine sono infatti accessibili gratuitamente alle auto a batteria, così come parcheggi e strisce blu, senza poi contare il fatto che la tassa di proprietà è azzerata e che assicurazione e manutenzione sono più leggere rispetto ad un'auto con motore tradizionale. Le città in particolare si stanno attrezzando per facilitare il più possibile la vita ai possessori di auto elettriche. Le colonnine di ricarica sono sempre più diffuse, basta consultare il proprio smartphone per individuarle e fare il pieno di corrente mentre si è al lavoro o impegnati in altre attività. La batteria, grazie al suo sistema di raffreddamento a liquido, si ricarica in 30 minuti all'80% da un terminale da 100 kW. Il rispetto da parte della vettura di un valore molto vicino a quello indicato per l'autonomia dipende poi dallo stile di guida di chi siede al volante, ma per facilitare il compito al conducente, Peugeot e2008 mette a disposizione la visualizzazione dei flussi energetici sullo schermo centrale e sul quadro strumenti del Peugeot iCockpit 3D, nonché due livelli di recupero dell'energia in frenata. Viaggiare in elettrico oggi è l'unica soluzione per non dover fare scelte scomode e con Peugeot i2008 nel pacchetto sono inclusi stile, tanto comfort e spazio all'interno e una guida brillante e divertente alla quale, anche se i tempi stanno cambiando, sarebbe un peccato dover rinunciare. Peugeot e2008 ha dimostrato di potersi muovere su tratti di medio raggio senza alcuna preoccupazione, consentendo a chiunque di poter portare a termine i propri impegni, con il vantaggio aggiuntivo di poter accedere gratuitamente sia alle zone a traffico limitato sia ai parcheggi delimitati dalle strisce blu. Ma la mobilità elettrica è anche design. Lo scopriamo con Opel Corsa E, che dal marchio tedesco di appartenenza eredita l'ispirazione allo squalo per lo sviluppo delle proprie forme e di alcuni dettagli. Nello specifico, Opel Corsa E ripropone il tema del predatore sia nella sua rappresentazione stilizzata sia nelle finiture dell'abitacolo. Il blu del mare. Il sole arancione al tramonto, le tenebre degli abissi si animano, nascondono forme di vita anche affascinanti per la loro bellezza e potenza, ben oltre l'immaginario comune di temibili creature celebrate da certi film americani, superando dunque la consuetudine e manifestando un grande amore per il mare. Opel si è ispirata allo squalo per il design dei dettagli di alcuni suoi modelli.
lo squalo è dentro la Opel. La creatività è il fondamento del design di un'automobile e qualche volta all'estro del designer la casualità aggiungono un pizzico di originalità. La tradizione dello squalo Opel, curiosa abitudine di inserire il predatore marino, nasce per caso con la necessità di dare vigore ad un particolare costruttivo dell'abitacolo della Opel Corsa. Da allora, era il 2004, lo squalo Opel è nascosto in ogni abitacolo, quasi un gioco trovarlo, scoprire dove Opel ha voluto sottolineare con questa sua firma di eccellenza per la qualità il suo modello, fino a far diventare lo squalo un oggetto di culto. Opel Manta, il nome ed il logo, ne sono tra le più evidenti rappresentazioni. Opel Corsa E, come le altre versioni del bestseller Opel, interpreta il tema dello squalo in modo ancora più originale, riproponendo il predatore tanto in una sua rappresentazione stilizzata quanto nelle finiture dell'abitacolo che riprendono, con una superficie zigrinata, la sua pelle. All'occhio attento del driver non potrà sfuggire l'accostamento, ben visibile sulla plancia e sul tappetino per la ricarica wireless. Opel Corsa E, vettura a zero emissioni con il motore elettrico, diventa il manifesto Opel della nuova filosofia di mobilità, un manifesto di grande visibilità sulle strade capitoline con il suo colore orange fizz, il contrario di uno squalo che si cela nella profondità anche del Mediterraneo. Opel Corsa E ripropone il vincente tema di tecnologia e stile, dalla carrozzeria agli interni, con tutti i valori di successo ed apprezzati dei clienti della nuova famiglia, ma con la differenza di una dinamica di marcia divertente, a tratti esaltante, grazie alla sua motorizzazione elettrica. 136 cavalli erogati in un battito di ciglia alla pressione dell'acceleratore e con la vettura in modalità sport. A questa s'affiancano quelle normale ed eco. Il range di autonomia in modo eco si estende in maniera significativa, permettendo così e senza patemi da ricarica l'esplorazione di strade extraurbane. Anche questo appuntamento di Garage è davvero arrivato alla fine, dopo aver affrontato un percorso a cavallo tra innovazione e tradizione, nel quale è stato ampiamente dimostrato che la sfera tecnologica sposta giustamente sempre più lontano la frontiera della capacità tecnica dell'automobile, ma senza mai rinunciare a quelli che sono gli elementi fondanti e costitutivi di ogni marchio. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento con una nuova puntata di Garage è fissato, come sempre, tra 2 settimane. Stay tuned!